Buon pomeriggio Alessio Colacchi, ci troviamo di fronte alla facciata di Palazzo Sforza Cesarini. Quello che vediamo adesso è un'imponente mole baronale completata nella prima metà del XVIII secolo con questa splendida decorazione, vero biglietto da visita per il centro di Genzano. La facciata, realizzata da Domenico Ludovico Gregorini nel primo trentennio del Settecento, prende a modello quella di Palazzo Farnese in Roma, i cui elementi stilistici, il travertino appunto e le decorazioni delle palastre e delle finestre, si risplendono come nella splendida residenza dei Farnese a Roma. Ma sono particolari anche alcuni elementi architettonici, tra cui questi timpani che si alternano tutti triangolari, come si può ammirare anche nella sede dell'ambasciata di Francia. Elemento significativo sotto il profilo storico è che questo palazzo inizia a sorgere nel 500 lungo quella che era la cinta muraria del borgo di Genzano, un borgo che i frati cistercensi realizzarono dopo il 1100. Come protezione, diciamo, di questa comunità di contadini che lavorava le terre del contado dai pirati saraceni che incombevano ancora numerosi in tutta la campagna romana. Ci vediamo per raccontare altre pillole sulla storia di Genzano.